Benvenuti, questa è l'edizione di Solo Fra Oggi Web TG per il mese di settembre e partiamo subito con le notizie dal comprensorio. Lunedì 1 settembre. Disagi e danni nella provincia per la bomba d'acqua che si è abbattuta in mattinata. I maggiori disagi si sono registrati nell'area di Solofra e Montoro. La maggior parte delle strade della città della Concia sono state invase dall'acqua. Allagate le arterie della zona industriale del rione Volpi, Cortine del Cerro e via Santa Lucia nei pressi del Parco San Nicola. A Montoro, danni e disagi ai piedi del Monte Salto e alla frazione Misciano. Mercoledì 3 settembre. 70 metri di argine della Solofrana saltati. È stata questa la causa dell'allagamento che ha interessato il territorio montorese nella giornata di lunedì. Si è trattata, ha spiegato il sindaco Mario Bianchino, di una situazione assolutamente imprevedibile. L'amministrazione si è attivata subito ed ora la situazione si sta avviando alla normalità, anche se ci sarà da lavorare nei prossimi mesi per riparare i guasti provocati dal maltempo. Giovedì 4 settembre. SEL, scarichi abusivi nella Solofrana prima dell'alluvione. Lunedì, poco prima dell'evento alluvionale nella Solofrana, si sono visti altri scarichi abusivi. Il Circolo Sinistra Ecologia Libertà Montoro Solofra, con l'appoggio del coordinatore provinciale del deputato Sella Pellino, da sempre impegnati su questo argomento, denunciano l'ennesimo delitto reato verso il territorio e la salute dei cittadini. Martedì 9 settembre. A Solofra, i carabinieri della locale stazione, all'esito di un controllo alla circolazione stradale, hanno segnalato alla prefettura di Avellino tre giovani trovati in possesso di un modesto quantitativo di hashish. Sono stati segnalati, sempre dai militari dell'arma, altri due giovani, anch'essi trovati in possesso di hashish per uso personale. Venerdì 12 settembre. Altri 6 mesi di indagine. Sarebbe questa la richiesta che il capo della Procura della Repubblica di Avellino, Rosario Cantelmo, e il sostituto Elia Taddeo avrebbero fatto al GIP presso il Tribunale di Avellino per effettuare nuovi accertamenti relativi all'indagine sul tetracloroetilene a Solofra condotta dai militari della stazione dei Carabinieri. Il provvedimento riguarda il filone dell'inchiesta relativo al rinvenimento di tetracloroetilene nelle condotte idriche di Montoro Superiore e Solofra. Per ora gli indagati restano tre: il sindaco di Solofra, Michele Vignola, e i vertici della Irno Service, nelle persone del presidente del CDA Federico Pirolo e Carmine Ginolfi. Il PM Elia Taddeo, che coordina le indagini, ha contestato agli indagati reati di omissione d'atti d'ufficio, discarica abusiva, concorso colposo in avvelenamento delle acque e violazione delle norme contenute nel codice dell'ambiente. Martedì 16 settembre. I militari della compagnia Carabinieri di Baiano, a seguito di una serie di furti che hanno interessato alcune abitazioni, hanno effettuato una serie di servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei furti in abitazione. L'attività dei militari ha portato al deferimento di due soggetti pregiudicati, originari di Solofra, trovati in possesso a bordo della propria auto di strumenti atti allo scasso. Mercoledì 17 settembre. Multe a partire da un minimo di 500 euro per scoraggiare chi abbandona i rifiuti sul territorio. L'iniziativa è stata annunciata dalla delegata all'ecologia del comune di Solofra, Maria Luisa Guacci. L'intenzione dell'amministrazione comunale, continua la delegata, è quella di intensificare i controlli sul territorio, inasprendo anche le sanzioni. Sabato 27 settembre. Viabilità al centro, si torna indietro. La decisione è stata comunicata nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella mattinata di oggi a Palazzo Orsini. Va dunque in soffitta la sperimentazione che aveva investito via Felice De Stefano, via Umberto, via Ronca e via Aldo Moro, dove c'è stata l'inversione dei sensi di marcia. Una scelta che tante proteste aveva sollevato da parte dei cittadini. Il nuovo dispositivo del traffico diventerà operativo a partire dal prossimo 12 ottobre. Domenica 28 settembre. Giornata conclusiva per l'edizione 2014 di Puliamo il Mondo a Solofra, organizzata dal Circolo Lega Ambiente. Dopo le prime 2 giornate dedicate alle scuole, l'appuntamento di domenica è stato aperto alla città e ai volontari. I volontari hanno toccato varie aree del territorio, con via 12 Apostoli in prossimità del cimitero comunale e la zona del parcheggio alle spalle della collegiata di San Michele Arcangelo. Martedì 30 settembre.
È stata convocata per il prossimo 7 ottobre una nuova seduta del Consiglio Comunale Cittadino. All'ordine del giorno figurano le questioni che erano state sollecitate dai gruppi della minoranza consiliare e dal gruppo Solofra Democratica dei consiglieri Gerardo De Stefano e Gabriele Pisano. Attenzione puntata dunque sull'emergenza idrica, sulla vicenda tetracloroetilene e sulla tematica del dissesto idrogeologico. Anche questo mese per Solofra Oggi Web PC è tutto, io vi do appuntamento al prossimo mese, grazie, arrivederci.